A te e a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questa nuovissima serie su Kena, o Kena, Bridge of Spirits. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa continuare. Per cui, se volete vedere il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like. So che ce la possiamo fare, ragazzi. Grazie, come sempre, a tutti per il supporto. E quindi, eccoci qua. Perché Kena, ragazzi? Prima di tutto perché appunto è stato un regalo di Natale. Io ringrazio ancora veramente di cuore Angel per aver reso possibile questa serie, perché ho sentito parlare veramente molto molto bene di questo gioco, che comunque è uscito poco tempo fa e sembra veramente molto carino, molto interessante e molto nelle mie corde. Ho deciso di incominciare questo gioco, ragazzi, per cambiare anche un pochettino il tono dei miei video, che attualmente effettivamente è stato abbastanza cupo, quindi volevo portare una serie su un gioco che fosse un pelino diverso da quello che abbiamo giocato, specialmente nell'ultimo periodo. E quindi, ragazzi, io direi di andare ad incominciare una nuova partita. Io mi sto approcciando a questo gioco senza saperne praticamente niente, quindi andiamo a cominciare. Allora, ragazzi, qui ci fa scegliere la difficoltà, c'è cioè la modalità storia che dovrebbe essere quella facile, spirito guida che dovrebbe essere quella normale, e ovviamente poi c'è quella esperta. Per cui io direi allora di non andare magari troppo sul facile, rimaniamo comunque sul normale. Ok, sono davvero molto molto curiosa di vedere cosa questo gioco ci offre. Per onorare i morti vengono scolpite maschere di legno posizionate in santuari sacri. Queste maschere si riducono gradualmente in polvere per simboleggiare il pacifico viaggio dello spirito verso la vita successiva. Non tutti gli spiriti possono percorrere questo sentiero da soli. Lottando con le tragedie del loro passato, alcuni indugiano diventando pericolosi. I maestri chiamati ad aiutare questa manifestazione ovviamente sono conosciuti come guide spirituali. Ok. Suppongo che lei sia una guida spirituale. Che carina. Ok, ragazzi, siamo in game. Lo stile, insomma, per esempio dell'aspetto di lei mi ricorda un pochettino i personaggi che solitamente siamo abituati a vedere con la Pixar. Già, già non mi dispiace. Allora, premi L1 per pulsare. Oh. Ok, quindi si pulsa energia, spettacolo. Ok, direi di andare. Allora, già l'atmosfera mi piace, pure. Sono proprio i primi secondi di gioco, ragazzi, ma pure quello che stiamo sentendo mi piace, oddio. Cos'è, uno spirito? Come li definiamo questi affari? Spiriti? Penso di sì. Io direi di seguirli, andiamo di qua. Sembra che ci stiano mostrando la strada. Wow. Se pulso, che figata. C'ho il potere delle luci qua. Ok, quindi più tengo premuto, più carica. Mi sembra di aver capito. E oppla. Sì, più o meno, diciamo. La portata è, mi sa, più o meno sempre la stessa. Ok, siamo in grado di nuotare. Perfetto. Non posso pulsare, chiaramente, stando in acqua mentre nuoto. Ma qui c'è uno spirito con una maschera, ragazzi, che mi sa che ci sta aspettando, e suppongo proprio che dovremmo andare a parlare con questo. Infatti. Ah, non posso parlare con te? No, ma letteralmente è scaricato. Oh mio Dio. Ok, dobbiamo andare verso di là, l'abbiamo capito. Se carico qua. Oh. Ok, ha dato evidentemente più impulso al nostro impulso. Bene, bene, bene. Ok, per ora sembra accattivante, vi direi, ragazzi. Buttiamoci. Op. Oddio. Qualcosa mi dice. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home. My village. Oddio Gesù, immaginavo. Turn back,
Ok. Lei è uno spirito guida, abbiamo avuto sta conferma. E allora, premere R1 per l'attacco leggero e R2 per l'attacco pesante. Va benissimo. Ci proviamo? Ci buttiamo, ragazzi? Boom! Boom! Via! Ci sarà un modo per schivare. Immaginavo che sarebbe stato cattivo quel tipo. C'aveva proprio l'aria da cattivone. Wow, 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 wow. Premi... Ok, cerchio per schivare. Cioè, la schivata come... come in Dark Souls, ragazzi. La capriola. La userò spessissimo. Non c'è un modo per fissare, tipo... gli obiettivi? Ok, 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 ok. Mi sta a garbare. Perlomeno, ripeto, sono proprio le primissime impressioni a caldo, ragazzi. Carichiamo qua le luci perché ci abbiamo bisogno di vedere. Wow. Abbiamo bisogno un attimo di guardarci attorno perché... se vede poco e niente, vivi un po' troppo al buio, amico mio. Secondo me un po' di luce ti farebbe bene. E chi ti dice che io non so niente della sofferenza? Che ne sai te? Conosci la mia vita per caso? Ok. Vorrà dire... ok, le ho accese tutte e quindi c'è... evidentemente devo accendere tutte le pietre. E quindi ci indica di venire qua. Ok. Usiamo adesso l'impulso e vediamo cosa succede. Yup. Ok, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Ok, c'è il salvataggio automatico, chiaramente per fortuna, ed è ben visibile, quindi non ho scuse per non accorgermi di quando salva la partita perché esce lì sopra. Di proprio sotto l'occhi, in pratica. Oh, finalmente, un po' di luce. Che spettacolo, ragazzi. Bellissimo. Ah, oh, finalmente all'aria aperta. Ma che meraviglia. Wow. Bellissimo, ragazzi. Cioè, guardate un attimo che colori. Che spettacolo. Adoro. Interagisci. Oh. Cos'è, una specie di altare? Sono altari questi? Boh, non so, mi è uscito scritto interagisci, io ho premuto triangolo e non so, sembra aver tipo pregato un attimino, sono usciti questi spiriti volanti. Vabbè, evidentemente non tutti sono altari, non so se sono altari, La butto io lì. Bene, entriamoci nel boschetto qua. Io comunque direi di accenderle tutte ste pietruzze, anche se non so se effettivamente serve a qualcosa. Che spettacolo! Oh, la scultura di una sorta di micio. Ah no, forse sono volpi. Wow. Sono volpi, comunque sono animali, un po' in generale. Queste qua sembrano più volpi che altro. Cos'è che dinda? Ho sentito fare tin tin tin. C'era qualcosa che dindava. Va bene, andiamo di qua. Oh, ci sono dei marmocchi. Mi interagisci, perfetto. E là. E ragazzini, che fate qua sotto? Cosa cazzo siete? Sono tipo folletti, che sono? Ciao ragazzi. Hi there. Che fate? Sono letteralmente spariti. Ma cos'è quel cosino? Premi L1 per interagire con i Rot. Quindi si chiamano Rot queste pallette saltellanti e ballonzolanti che vanno da una parte all'altra. Ma quanto sono cipi! Oddio, quanti cipi! La voglio! La voglio! Mio! Mia Rot! Mia pallina! Ok. Il primo trofeo, ragazzi, guadagnato amore! Oddio, quanti cipi! No, regà!
Oddio no, raga, scusate, è troppo cibi. What happened here, little guy? Oddio, ma tipo pelosino! È morbidino! Oh, che c'è, amore? Ah no! È diventato il nostro amico! Oddio! Oddio! Voglio quella pallina! Cerca altri rot! Ce ne sono altri! Oh mio Dio! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio! Cioè, sto gioco meritava l'acquisto già solo per queste cosette! Quanti sono pici! E pelosini! Ok, andiamo! Whee! Prendi per saltare. Ah, ok. Abbiamo la capacità di saltare e di fare il doppio salto. Spettacolo. Oh no, è bellissimo pure come fa il doppio salto. C'è proprio il cosino. Ah! Sulla spalla si aggrappa come i pappagalli. Amore, quanti cibi. Lo adoro già, già lo adoro. Oh. Ma perché vi nascondete? Non voglio farvi niente. Amore, cipino. Ce n'è un altro. Amore. Ok, ne devo trovare 5 addirittura. Amore, adesso mi segue. Ah, oddio, mi segue. Oh mio Dio. No, raga, cioè, allora, sti cosini sono una delle cose più cheapy che io abbia mai visto nella mia vita. A vedere cose cheapy. Cioè, spettacolare, dai. Probabilmente questo primo video sarà tutto del tipo oddio, troppo cheap, è troppo cheap. Ok, allora, cerchiamo gli altri rot, ragazzi. Vediamo dove si nascondono, qua intorno. Ah, ti ho visto. Amore, ecco, fai parte della nostra famiglia adesso. Ah, un altro ciabotto. È così cicciottino. Quanto può essere ciccio. Amore, amore ciccios. Ma non vi nascondete, bambini. Non voglio farvi niente di male, Sono così cipi, anche io. Anche lei è così cipi. Si nasconde qua. Amore, un altro cicciotto? È piccolo. Amore, un altro cicciotto! Evidentemente queste zone sono tutti cicciotti. Premi per interagire con i rot. Amore, li posso pure coccolare! Oh mio Dio! Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Già adoro, ragazzi. Ragazzi, non ve ne andate, ve sta di... Oddio, che sono queste cose rosse? Allora, le cose rosse non sono mai cose buone, Però me ne mancano ancora un paio di cicciotti. Cosa apre? Ah, ok, non apre, solleva. Opla là. Andiamo oltre la cascata. Vediamo cosa c'è qua sotto. Una grotta segreta. Dimmi, c'è un altro cipi? Mi ha visti? Anzi, ti ho visto. Ciao, amore cipi. Un altro cicciotto. Oddio, c'erano pure i cuscinetti sotto le zampotte. Oh mio Dio. Ok, me ne manca uno. Dove si nasconderà il quinto cicciotto? Vieni, amore cicci. Sarà di qua l'altro amore cicci. Forse è meglio non toccarle sta robaccia rossa. Ah, vedete? Colleziona altri rot per purificare questo cuore della zona morta. Ok, quindi me ne manca uno per purificare sta zona impestata, in pratica. Ci stanno i pidocchi, le piante, i parassiti, chiamatele un po' come vi pare. Andiamone qua. Vediamo un attimino se l'altro cicci si nasconde da queste parti. Io penso, suppongo proprio di sì. Perché il resto l'abbiamo... C'è un forziere, spettacolo. Che bello, posso aprire i forzieri. Anche eri qui, cicci. Ciao amore, cicci. Amore, ciao. Oddio che sorride. I rot possono ora eseguire più azioni. I rot possono aiutare. La tua squadra di compagni è cresciuta e adesso è una nuova azione rot. Premi quadrato per mandare i rot sugli oggetti nell'ambiente. Colleziona rot per salire di livello. Figo. Ok, quindi possiamo salire di livello. Quanti più rot collezioniamo e quanto più saliamo di livello, più azioni dei rot sblocchiamo. Ok, allora andiamo a purificare qua la foresta da...
dallo schifo. Allora, azione rot dice semplicemente quadrato, quindi forse non mi devo avvicinare. Esatto, vedete, mi devo avvicinare alla cosa in questione, chiaramente. Use rot. Quindi premi L1 e per pulsare distruggere il cuore della zona morta. Wow! Ma siamo una squadra fortissima insieme! Ma adesso non c'ho più Cicci. Continuate a seguirmi, Cicci! Andiamo, Cicci! Di qua, che abbiamo aperto una strada. Yuhu! C'è nessuno qui? Ci sono altri Cicci, per caso, che vogliono venire a far parte della nostra squadra? Che siamo imbattibili noi, eh? Ok, facciamoci un attimo un bagnetto e vediamo un attimino cosa c'è di qua. A parte la cascata, che ce l'avrà un po' a destra. Qua niente, a quanto pare. No, non c'è altro. Però io mi posso arrampicare qua, chiaramente. I cicci mi seguiranno. E di qua. Oh, oh, vedete? Il cipino mi indica la strada. Quante cipi. Quello più piccolo è il più cipi. Gli altri sono tutti cicciotti. Quindi ok. Esatto, per aggrapparmi verso le sporgenze e poi saltare chiaramente verso le sporgenze. Spettacolo, signori. Altro che Ezio Auditore. Ezio Auditore ci fa un baffo, signori. Ok, c'è un'altra zona appestata. Forza, ragazzi, andiamo a darci da fare. Oddio, non so se sarà così facile. I nemici spaventano i rot. Attenzione, attacca i nemici per aumentare il coraggio. In combattimento spendi coraggio per eseguire azioni rot. Nel mondo possono formarsi gocce di coraggio. Raccogli le gocce di coraggio con il tuo impulso o toccale per sviluppare coraggio più velocemente. Quindi sono quelle gialle. Perfetto. Siamo pronti. Non mi fate paura, ragazzi, eh. Non mi fate paura per niente. Cioè, io vedevo purificare, ragazzi. Sta tempesta la foresta. Vi siete resi conto? Sì, che sta tempesta la foresta. I rot sono pronti. Posso distruggere quelli della zona morta o bloccare i nemici. Ottimo. Tieni premuto L2 per mirare. Quindi premi quadrato, chiaramente, per mandarci rot a bloccare i nemici. Top. Andate, ragazzi, aiutatemi. Si sono fatti coraggio. I cipini. Quanto sono cipi. Ok, evidentemente possono farlo forse solo una volta ogni tanto. Ok, raccogliamo gocce di coraggio, che forse è meglio. Ragazzi, ve tocca. Distruggiamo il cuore qua, perché se no mi sa che non ne usciamo vivi. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Yeah! E ce la fanno, signori. Io continuo a dirlo che siamo una squadra fortissimi, eh. Ok, allora, qua è a posto. Però qua c'è ancora della merda qua in giro. Perché c'è merda qua in giro? Ah, perché c'è un altro cuore lì, chiaramente. Andate, ragazzi. Ci pensiamo insieme, via! Ottimo, ok. La zona è stata purificata, signori. Andiamo! 1, 2, 3. Il cipino già mi aspettava! Che c'è, cipi? C'è qualcosa che mi devi dire? No. Era lì che mi aspettava solo perché è troppo cheap. Perché così cipi che era lì che mi aspettava saltellando e sballonzolando la sua ciccetta. Allora, che cosa possiamo far fare ai rot? Regà, questi c'hanno mille e una abilità, sti cosi. I rot possono spostare determinati oggetti nell'ambiente. Sono davvero forti. Premi quadrato per far raccogliere un oggetto ai rot. Di ai rot dove andare mirando con L2. E poi premi di nuovo quadrato. Top! Allora, mi servirà di sicuro vicino a una sporgenza, che di sicuro sarà qua. Per cui di qua, ragazzi, portatelo fin qua, per favore. Mi fate un grande favore. Guardateli! No, vabbè. Oddio, quanto sono cipi. Ma sono fortissimi. Ammazza, io non ce l'avrei fatto manco in una vita. Potete rilasciarlo, ragazzi, grazie. Siete stati veramente fantastici. Ma di qua posso andare? Però non so se possono spostarlo di qua. Vediamo un attimo se possono spostarmelo di qua, il coso. No, perché pensavo che quella roba si può rompere, forse. Ok, posso attaccare in volo, questo sì. Però non posso spaccarlo quell'affare. Forse ci sarà un modo per farlo. Quindi rispostatemi sta roba qua, ragazzi, per favore. Ok, rilasciate pure, siete stati fantastici. Aggrappiamoci e oplala. Ottimo. Ok, i cipini intanto continuano a seguirmi. Questo posso spaccarlo o lo devo aprire? Ah, ok, lo devo semplicemente aprire. No, perché io ho sempre sta fissa dove spacca mezzo mondo, insomma.
Va bene, allora, vediamo un attimino. Keep it up? Potete rimetterla in piedi, infatti. Ok, magari a qualcosa servirà. Ok, ci ha fatto guadagnare qualcosina. Top, quindi magari pure rimettere un po' a posto qua in giro è utile, magari per guadagnare sta roba che stiamo collezionando. Non ho ancora ben capito cosa fa, ma va benissimo. Allora, arriviamo dall'altra parte. Opla, ecco. E magari da qua posso accedere a sta zona qua. Vediamo. Esatto. Ok, qua posso spaccare però. No, niente, oh, no. In sto gioco non mi vogliono far spaccare niente. Ma anche le palle quelle sempre. Anzi, vabbè. Va bene ragazzi, allora spostatemi un attimo sta roba. Vediamo dove. Perché me l'hanno spostata? Che mi è servito? Tanto io qua ci sono arrivata. Che mi serve mo sposta quell'altro coso? E io qua ci posso arrivare senza quell'affare lì. Quindi a che cazzo mi serviva? Vabbè, niente. Va benissimo così, va benissimo lo stesso. Allora qua c'è ancora merda qua intorno. Oh shit. Oh shit man. E mo so cazzi. I can heal these spirits and restore balance to the forest. Ma non vuole. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Ma chi te ha detto? Il mio psicologo? No! Death and corruption are all that remain here. Ma lo dici te? Cioè stanno sti cosi così cipi. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Whoa, whoa, whoa. Oh shit. Primo boss, ragazzi. Tieni premuto L1 per proteggerti, ok. Quindi possiamo usarla anche come barriera in un modo o nell'altro, perfetto. Questo è il primo vero boss, ragazzi. Oh, direi di fare attenzione perché sennò ci gonfia, eh. Ok, attiva per parare. Quindi una sorta di parry, diciamo così. Magari, non so se può fare un contrattacco o roba del genere. Ok. Ok, 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 mi piace ragazzi, mi piace. Ah, bello, con chi credi di avere a che fare? Che io sono una guardiana esperta, giusto mo stava di. Attenzione. Attenzione perché lo vedo bello aggressivo, eh. I pidocchi te mordono il culo, lo so amico. Questo te ne devi lamentare col padrone tuo che te lascia a marci in mezza merda. Aiuto. Ci siamo quasi. La vita io come la recupero? Scusate, eh. Domanda super lecita, ma sta cosa non mi è stata ancora spiegata. Yes! Recuperiamo un po' di coraggio. Ed è arrivato il momento dei rota. Ah ok, la recupero piano piano. Perfetto. Andate ragazzi. Vediamo di ripulire sto posto perché fa veramente schifo ai vermi. Anche ai vermi fa schifo. Wow. Ottimo, ok. Non so se proprio definirlo boss, però dai. Primo mini boss. Amore panzi. Oh. Ma quanti siete? Amore, ma quanti sono? Oddio, tutto sono belli. You can come out. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. Esatto. Oh, oddio, quanto sono belli. They love it. My name's Kayla. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that.
You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? Sono venuta da una ripulita. Can you take me there? Stiamo cercando un santuario, quindi perfetto. If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Ok, quindi un favore per un altro. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Ok, fino a un attimo fa non vi fidavate di me, adesso mi dovete romper cazzo che vi devo fare pure una missione. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Charles and we'll take you to the mountain shrine. Ok, va bene. Ci sto. Aiuta Taro, trova Taro nella foresta. Perfetto, allora ragazzi. Mazza, per arrivare al secondo livello ne devo raccogliere 15. Ma quindi più sti cosi mi seguiranno. Oddio, che cosa super cipi. Oddio, sarò circondata sempre da questi cosi troppo pelosetti e panzini e cipini. Troppo bello. Allora ragazzi, io come sempre non voglio far durare troppo questi video, però poi sta a voi, nel senso, se mi dite guarda, a me la serie comunque interessa, puoi fare video anche di 40-45 minuti, poi vi ripeto, sta a voi, magari me lo dite qua sotto in commento. Io spero che voi siate contenti quanto me di questa serie, perché il gioco comunque già così a primo impatto, ragazzi, mi sta garbando parecchio e sono sicura che mi piacerà veramente tanto. Non so perché ho questa sensazione, di solito io con le prime sensazioni non sbaglio mai, per cui fatemi sapere che ne pensate qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, io vi lascio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!